fiamma al giorno, energie del 7 di aprile. Scegliete la vostra variante, ametista, stella, cristallo di rocca. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 7 di aprile per tutte le tre varianti. Ametista, vediamo un po' che cosa ci riserva questa giornata o le giornate, insomma, immediatamente precedenti o successive. Ok, qua mi sta dicendo raccoglitore, qua c'è un dono che raccogliete, è il momento di raccogliere, avete seminato, avete lavorato, qua c'è il premio e il raccogliere. I frutti di quello che si è fatto, eh? Quindi è una giornata di raccolta, vediamo un po' se me lo... se mi dicono di aspettare ancora un po' o se state per raccogliere o se state già raccogliendo, vediamo un po'. Ah, no, qua mi sta dicendo che avete il favore del cielo e quello che desiderate lo state materializzando, state ottenendo, diciamo, quello che, per cui avete sempre lottato. Qua c'è il premio che arriva, speriamo che sia immediato, che non ci sia da aspettare, vediamo un po'. Oh no, e come? Ah, ecco, qua mi sta dicendo, attenzione, che potrebbe venire fuori ancora qualche cosa, vediamo un po', strano, perché effettivamente con tutte queste energie di materializzazione, vediamo un po' cosa mi manca, vediamo un pochino, chiediamo una specifica un attimo su questo, prendiamo l'altro mazzo. Vediamo un po' se c'è ancora qualche cosa, qualche paura, qualche ferita che vi blocca a raccogliere, attenzione. Sì. Allora, qua mi sta dicendo che siete molto vicino a raccogliere i frutti di una situazione a cui avete lavorato da tanto tempo. La realizzazione dei desideri è vicina, sta tutto per accadere, ma c'è qualche cosa che ancora sta frenando la situazione, la materializzazione. C'è ancora un blocco, è una ferita che sta bloccando la materializzazione di tutto. E ci sta dicendo, andate a creare equilibrio, andate a lavorare su quella ferita, perché sbloccando questa ferita c'è un premio e una materializzazione pazzesca. Qua è un po' come se veramente ci fosse una diga sottile, che potesse contenere un'energia pazzesca che si sta per riversare, ma ovviamente c'è ancora questa diga che sta contenendo tutto. Andate a sciogliere questa barriera, perché benedizioni si riverseranno su di voi. Stella, devo prendere questa. Allora, già c'è una carta che mi piace. Oh, anche qui c'è una materializzazione di un amore, caspita, vediamo però se ci sono blocchi, se ci sono barriere. Eccola qua la barriera. Allora, a me viene in mente proprio l'energia di Plutone che raschi sul fondo del barile, come dico sempre io. Probabilmente siete molto vicini a un nuovo inizio, ma questo nuovo inizio dipende un po' da quanto lasciate andare appunto quella cosa che è stata tirata fuori dal fondo del barile. C'è ancora qualche cosa, qualche ferita che vi sta bloccando nel materializzare il vostro amore. Guardate quanto è in risonanza questa lettura con quella dell'ametista. C'è qualcosa che si sta riversando su di voi di benedizione, ma è chiaro che c'è, guardate, anche la materializzazione bloccata, anche qui c'è una che blocco. Allora, qua ci sono delle cose da sistemare, perché si sta materializzando il vostro amore, una situazione d'amore pazzesca che però ancora è bloccata da qualche cosa che dovete rilasciare del vostro passato, una ferita. Andate anche lì a fare un lavoro sulle ferite, perché è fondamentale quello che dovete andare a concludere, perché qua c'è bisogno di andare ad equilibrare. Equilibrate tutto, guardate che in risonanza è una cosa incredibile. Vediamola l'arcano, sì, appena finito di fare questo parte tutto. Qua c'è una materializzazione d'amore che veramente sarà incredibile, però i blocchi sono tanti, andate a vedere cosa sta accadendo. E allora, no, qui c'è un ricevere il premio, diciamo, di un lavoro fatto, portato a compimento, concluso. Eh sì, attraverso un lavoro estenuante di equilibrio. Anche qui, vediamo un po' se ci sono, anche qua si parla di materializzazione, vediamo un po' se ci sono anche qui dei blocchi, perché qua mi viene da dire che probabilmente è una gioia. Guardatelo qua, tutto è in... è condizionato appunto da quanto avete lasciato alle spalle il passato. Oppure, attenzione, vediamo un attimo, scusami, perché qui la consapevolezza e la riuscita copre la conclusione, quindi mi viene da dire,
Sì, allora, no, no, anche qua avevo ragione anch'io. Allora, quello che mi sembrava era, allora, sì, avete portato a compimento qualche cosa, avete lavorato sulla vostra equilibrio, c'è ancora qualcosina che vi ha rilasciato, qualcosa di morto, già morto, che deve essere lasciato andare, perché questo attaccamento, che è un attaccamento, secondo me, un lembo di attaccamento, vi sta bloccando ancora, vi sta creando, disequilibrio. Quindi andate a lavorare consapevolmente, fate un lavoro di consapevolezza su questo blocco. Guardate che queste tre letture sono praticamente identiche. C'è qualcosa che sta emergendo su una materializzazione. Vedete che siamo in un periodo di materializzazione, l'abbiamo detto anche con la lettura del 4-4, portale 4-4, ma è chiaro che se ci sono delle ferite, ci sono dei disequilibri, e ancora questa materializzazione non può avvenire. E infatti, come sta dicendo, attenzione ancora a qualcosa di nascosto, qualcosa che ancora vi sta tirando indietro. State per concludere, mi viene da dire, ma ancora c'è un attaccamento, c'è ancora qualcosa che vi sta bloccando. Quindi attenzione anche qui. Si parte per, si raggiunge, diciamo, il risultato di un lavoro portato avanti, ma c'è ancora qualcosa che vi blocca, probabilmente non avete ancora visto. Plutone ve lo farà vedere. Non giratevi dall'altra parte, lavorateci su consapevolmente, perché poi si sblocca tutto.